Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati qui da Calcio Toscano Calcio Giocato, campionati ovviamente di Serie A e Serie B finiti, che la nazionale giocherà veramente tra pochissimo a Wembley contro l'Inghilterra. Ricordiamo, noi siamo su Telecentro 2 il martedì in diretta e poi ovviamente le varie repliche in formazione con Teletour, canale 16 in Toscana, canale 88 in Umbria. Buonasera da Maurizio Zini. Quindi parleremo molto sia della Lega Pro, ma ovviamente anche delle questioni che sono un po' accadute, e sapete tutti cosa è accaduto, anche della visita della Polizia di Stato a Coverciano e dei giocatori indagati, e poi sentiremo anche, diciamo, un importante e autorevole, diciamo, persona del calcio e non solo italiano. Allora, io direi subito di incominciare, parleremo ovviamente dei dilettanti, insieme a me Marco Morelli. Buonasera a tutti e bentrovati. Sono un mare di folli. Insomma, Livorno, alcune squadre livornesi dilettanti bene, Livorno malissimo per Livorno domenica. Parliamo dopo della Serie D, parliamo ma dopo di tutta Livorno in generale. Immagino cosa dirà il nostro Gianni Di Ferdinando, sentiamo poi cosa avremo. Hanno perso tutte, Maurizio, dal basket all'eccellenza, alla promozione. Invece con lui avevamo parlato un po' di anche un mese fa, perché insomma c'è un locale importante dove ogni tanto andiamo a trovare, e gli avevo detto: vinci 3 partite e ti porto in studio. Invece ne ha vinte 4, tutte consecutive. Sto parlando ovviamente di mister Roberto Falivena della Foiopelli. Salve, buonasera a tutti, ben ritrovati. Dopo aver vinto, mi hai portato bene, Maurizio, dai. No, per ora. Bene, però siete stati bravi voi, perché te sai che anche alla prima partita a River Piave ero presente, tra l'altro, e fu un pareggio, sì. Che forse quel cambio, abbiamo anche ragionato di questo, quel cambio di Benicetti, forse fatto prima in quel momento, poteva dare qualcosa in più, o sbaglio? Sì, mi ricordo che si confrontò, però portare via un punto da sopra è stato veramente importante. Poi con segno di mai e poi è facile parlare. Allora, siamo nuovamente in diretta, ovviamente il microfono ha avuto alcuni contatti. Marco Morelli, da dove partiamo? Senti, Maurizio, io partirei un po' dalla Serie D, che è un po' la categoria regina, dato che sono ferme sia la Serie A, la Serie B, e ha giocato la C. Per qualche acquisto ci sono stati qualche movimento, più che altro nel parco quote. Il Real Forte Querceta ha preso un centrocampista, José Advillari, lui è un 2005 di nazionalità albanese. Lui arriva dal Forte dei Mami dopo l'esperienza alla Pistoiese, sempre in Serie D. Per quanto riguarda San Giovannese, sempre Serie D, Girone Livorno, purtroppo è andata male anche domenica, hanno acquistato Federico Simonti, e lui è un difensore esterno, un classe 2000, lui è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha giocato fino alla primavera. Nelle ultime 3 stagioni, 68 presenze in Lega Pro, nella Polla Pistoiese e con il Trento. Per quanto riguarda la squadra dove te fai parte come capo delegazione stampa, l'Alianese ha preso un altro portiere, è il terzo portiere che prende, si tratta di un classe 97, è Stefano Aiolfi, lui è svincolato, e l'ultima stagione addirittura ha difeso la porta del Crema disputando 30 partite. Veramente un portiere di esperienza, militante anche nella Cremonese, nel Seregno, Nocerino, Lanusei, Lucchese, Castrovillari e di nuovo sempre a Castrovillari. Lui è veramente, sperando che domenica, mi sembra che abbia debuttato, avete pareggiato 2-2 a Fanfora. 2-2, abbiamo pareggiato l'86, ma tanto poi sentiremo le varie dichiarazioni sia del dirigente Fabio Taccola che del mister, ovviamente ancora squalificato Francesco Ciccio Baiano, e quindi di Stefano Pieri. Volevo anche aggiungere che volevamo dedicare questa puntata a un giocatore che io ho conosciuto veramente da ragazzo, ovvero Luciano Cinelli. Lui ha giocato sia nel Fucecchio, dove ha fatto tantissimi gol, e poi è arrivato anche alla Coiopelli. Io quegli anni, Marco, quando ero più piccolo, studiavo a Roma, lui è stato convocato in nazionale dilettanti, e mi ricordo c'era allenatore Romoletto Alzani e il portiere era capitano, tra l'altro Oreste Cinquini, che poi è diventato uno dei più grandi direttori sportivi italiani. E poi ovviamente la tragedia che ha parlato la scorsa settimana di Mattia Simonetti, e quindi anche come squadra abbiamo fatto ovviamente le nostre condoglianze alla famiglia, sì, e alla società FC Ponzacco, tra l'altro appunto ovviamente che non ha giocato questa settimana. FC Ponzacco che gioca, ricordiamo, in prima categoria.
Allora, parliamo un po' invece di calcio giocato. Ecco, intanto parliamo di modulo. Te sei stato capitano del Tutto Cuoio, del Pontedera, hai giocato, anzi ti ha voluto proprio, lo posso dire, un certo Massimiliano Alvini, mi ricordo, a quei tempi. Sì, ero a Pontedera e mi è venuto proprio a trovare a casa più volte, mi ha voluto con sé insistentemente, infatti con lui ho trascorso 5 anni della mia carriera, ritornando dalla Serie D alla Lega Pro con il Tutto Cuoio. Una bella esperienza, tra l'altro, insomma, perché il primo anno, se non sbaglio, ci fu con una squadra del Sud per rimanere nelle prime ottiche, e poi ci fu la Lega Pro unica, no? Sì, nell'anno noi dove eravamo dalla Serie D, siamo passati alla C2, alla vecchia C2, la seconda divisione, Lega Pro, la seconda divisione. C'era l'anno che c'erano 9 retrocessioni, 9 si salvavano, o meglio, andavano a fare la C unica. Abbiamo fatto il finale con la Zachena, dove si è andato di ritorno, abbiamo fatto 2 prestazioni devastanti, dove siamo riusciti a mantenere la categoria. Io, Roberto, parlerei un po' del campionato in corso che stai disputando abbastanza bene con la tua Coiopelli, veramente un campionato abbastanza impegnativo, perché quest'anno veramente mi sembra un buonissimo girone, questo qui, il girone A. So che avete preso altri 2 o 3 giocatori, tipo Fantini, Sgherri, e poi avete preso anche Di Federico. Sì, l'ultimo acquisto in ordine cronologico è Ivan Di Federico, l'attaccante. Poi è venuto Sgherri, un ragazzo del 2003, in grande prospettiva. 2003 lui? Sì. E poi è venuto Fantini, 2001. Questi 3 acquisti dimostrano che, insomma, ci credete un po'. Magari per entrare, non ti dico per tra virgolette vincere il campionato, perché non vorrei portare male, però ecco, di fare bene quest'anno, puntate a fare un campionato d'avanguardia, anche perché, insomma, con la campagna acquisti che avete fatto, cioè, vi siete rinforzati abbastanza bene, siete partiti bene, state disputando veramente un ottimo inizio di campionato. Sì, con la società ci siamo proposti dei piccoli passi, dei piccoli step, e il primo step è riuscire a portare dei ragazzi, soprattutto degli uomini, nel comprensorio, vicino al comprensorio, vicino alla Coiopelli, che possono dare qualcosa in più e determinare certe situazioni anche in campo. Perché sì, sicuramente quando hai dei giocatori che sono legati al territorio c'è sempre qualcosa in più. Anche l'ultimo acquisto sono ben mirati, non è che sono stati presi perché vuoi, perché devi riempire uno spazio, anzi. Io inizialmente, scherzando e ridendo con la società, discutevo, perché eravamo pochi in rosa inizialmente di tiro il 3 agosto, però era ben mirato alla situazione, perché volevamo scegliere giocatori, anche se non under oppure vecchi, però con una condizione di causa che è importante, secondo me, prima che faccio allenatore, avere all'interno uno spogliatoio, avere prima di tutto un gruppo squadra, non un gruppo e basta, un gruppo squadra dove si è affiatato fra di loro. Allora, parliamo appunto di calcio giocato, vediamo appunto l'eccellenza Girone A, che sarebbe proprio il tuo. Fra le tante partite abbiamo scelto Tutto Cuoio, perde in casa dallo Zenit Prato per 1-0, Coiopelli batte nel derby il Fucecchio 3-1, e il Perignano batte Lanciotto Campi 1-0, e poi Montespertoli batte Camaiore 1-0. Un po' la sorpresa, Montespertoli. Frate Sperignano 14 punti, Coiopelli, Tutto Cuoio e Montespertoli 13. Quindi siete lì. Guarda, mi allego alla dichiarazione che ha fatto da Marco. Montespertoli sicuramente non è una sorpresa, perché conosco l'allenatore, ci siamo sentiti anche l'anno scorso, ci scambiavamo delle piccole informazioni sugli avversari. Quindi. Però mi fa piacere, perché è una persona eccezionale, un buon allenatore. E mi sorprende anche il fatto che, allenandosi 3 volte la sera, lui e le sue squadre fino al 90esimo danno la fila a torcere, hanno vinto, mi sembra, 2 partite fino al 90esimo. Vuol dire che c'è, oltre anche a un lavoro settimanale, c'è anche un lavoro di squadra e di gruppo, di mentalità, che il mister ha dato, è stato bravo a dare, ha dato continuità alla società, ha dato continuità. Facile dire col senore poi, però ti devo fare veramente complimenti, perché non è per niente scontato.
Te hai fatto anche il secondo a Davide Marzelli, che tra l'altro è venuto molte volte qua ospite proprio in questi studi. Ecco, il tasso tecnico secondo te, anche in confronto a quando giocavi, hai sempre giocato ovviamente Serie D nei professionisti, qual è oggi a livello di eccellenza? No, il tasso rispetto all'anno dove giocavo io è molto equilibrato. Si va molto su episodi, ma molto sulla mentalità che uno ha in campo, sulla connessione del presente, perché purtroppo ci sono le situazioni degli under dove devi far giocare per forza dei giovani, eh sì. E devi essere bravo a trovare il momento in cui il ragazzo è in forma oppure l'altro in forma, e devi avere soprattutto i vecchi che ti tirano la carretta in maniera positiva. Importante questo. Tante poi i risultati vengono o non vengono, però all'interno di uno spogliatoio sono quelli che devono dare una dottrina a questi giovani, che ci sono, ci devono essere, e quindi vanno fatti galoppare al 110%, se no ci si rimette tutti. Allora, continuiamo, eccellenza girone B, Pontassieve perde in casa dal Valentino Mazzola per 3-1, lo Scandicci perde dalla Castiglionese 1-0 e l'Asta Foiano addirittura 2-5. Castiglionese in testa con 13 punti, Foiano e Valentino Mazzola e Scandicci a 12. Scendiamo in categoria, quindi promozione girone A, Alleanza perde in casa dal Viaccia 0-1, Samarca Venza perde dal Lampo 1-2 e Sampieve batte Luco 3-0. Sampieve 12 punti insieme a Viaccia, sempre a 12 insieme alla Lampo. Viareggio 10. Ecco il Viareggio, che però ricordiamo è un super Viareggio. Sì, è Marco. Tanti con giocatori di categoria come Brega, come addirittura Monopoli in difesa, poi c'ha Chicchiarelli, poi c'ha addirittura Carpita in porta. Veramente un Viareggio che secondo me è uno dei favoritissimi per vincere il campionato, a parer mio. Poi la palla è tonda, si sa. La gente la segue che è molto importante. Anche domenica hanno vinto 1-0, è veramente è una squadra importante. Promozione girone B, Picchi perde in casa dal Saline 0-4, quello che si diceva poc'anzi. Le Boschi batte Atletico Maremma 4-0, Colli Marittimi perde in casa dalla Sestese 0-4, quindi questa è la linea del 4, questo girone. Sestese in testa con 12 punti e Saline e Saminiato Basso 11. Ricordiamo anche la vittoria del Saminiato a C Saminiato, che sarebbe quello storico, no, rosso-blu, mentre il Saminiato Basso è giallo-rosso, contro la neopromossa Belvedere per 1-0. Promozione girone C, Casentino Antella 0-3, Fiesole batte Chiantigiana 3-0, Torrenieri batte Settignanese 4-2, in testa Laffico 13 punti, Subbiano 11 punti, Grassina 9. Prima categoria girone A, Porcari batte Capezzano Piano Re 3-0, Forte dei Marmi Marginone 0-0, Marginone in testa con 11 punti, Porcari e Forte dei Marmi 10 punti. Qui sono tante squadre, Roberto, che io l'ho fatte per tanti anni, no, in Radio Cronaca Diretta, che erano tutte in Serie D. Sì. Forte dei Marmi, Sestese, poi sono dovute ripartire quasi dal fondo. Sì, c'erano quando sicuramente andavi te e le seguivi, c'era, penso che c'era gente di portafoglio che abbia speso un po' nei progetti e nei giocatori. Ora purtroppo ne vengono meno, quindi è normale che decadano un po', però la storia io li seguo perché sono di zona, quindi sono a 5 km da Porcari, a 5 km da Marginone. Li seguo volentieri, ho degli amici che fanno anche... Marginone perse 2 anni fa, no, all'ultima giornata in casa, per andare contro il Monza Umano, contro la squadra di mio figlio, tra l'altro. Sono delle belle realtà dove veramente hanno passione, mettono tante persone, sono lì, le seguono, mettono dei soldi, pochi o tanti che siano, però sono molto strutturate per fare bene. Non è per niente semplice, perché è un bel campionato, sembra uno parla della prima categoria, ma fidati, sono andato diverse volte a vedere, sono bene. Porcari Porcari ha fatto anche una bella squadra di pallavolo, ricordiamo, sì. Hanno fatto il manto del Boso, sì, sono delle cittadine piccole ma
sono ben mentalizzato sullo sport. Allora, Marco Morelli, domani si gioca, giusto? Sì, domani gioca la Coppa Italia di Serie D, sono i 32esimi di finale, ci sono diverse partite, giocherà il Livorno con il Ghibi Borgo alle 20:30, il Poggi Bonzi contro l'Alianese alle 18:30, Follonica Gavorrano San Giovannese alle 18:30 e Vivi San Sepolcro Pistoiese giocherà sempre alle 18:30, mentre Grosseto Ardestra sarà inviata giovedì 26:10 alle ore 20. Giocherà sempre anche la Coppa Italia di Eccellenza, domani sono gli ottavi di finale. Alle 15, Castel Fiorentino United e Frate Sperignano, Castiglionese Fogliano alle 20:30, Collegiana, Lire Pieve Massese, Scandicci Porto Juventus alle 20:30, Sporting Cesci da Fucecchio alle 20:45, Terranova Traiana, Virtus Mazzola alle 17:30 e Valdinievole Montecatini, Signa giocheranno anche. Mentre ci sarà il turno in presettimanale di campionato, domani di promozione del girone A, l'unico che ha 17 squadre, domani è la sesta giornata, tutte le partite verranno giocate alle 15:30, meno Viaggio del Real Cerretrese che giocherà alle 20:45. Casalguidi Larcianese, Castelnuovo Garfagnana San Marco Avenza, Lampo Meridian Montremolese, Luco Settimello, Malitreti Seano di Comano, Pietrasanta Pieve Fosciana, Viaccia Real Cerretrese, come ho detto, alle 20:45 e Viareggio San Piero Assieme. Te vai a vedere cosa? Guarda, ne parlavo prima con Marco, sarebbe bello andare a vedere Cerecina Fucecchio, però penso di andare a Castello, lo dichiaro perché. Ah, perché devo ancora giocare. Devo giocare ancora sia col Castello che con Perignano. Anche la strada è più lunga, però preferisco andare a vedere quella. Domani invece io sarò a Poggi Bonzi per questo Poggi Bonzi Alianese che giocheranno allo Stadio Lotti alle 18:30. Continuiamo qualche altra squadra. Allora, siamo arrivati più in categoria Girone B. L'Atletico Etruria perde in casa da Livorno 9-2-3, quindi una livornese ha vinto. Staffoli batte Selvatelle 4-3. Il San Marino Romanese perde in casa dal Calcio 2016 per 2-3, quindi Mister Valori ha perso in casa. Forcoli Valdera perde in casa dal San Giuliano per 3-1. Trevigaese Ponzacco ovviamente rinviata per ovvi motivi. Ricordiamo la scomparsa del figlio del mister del Ponzacco, Mattia. Allora, San Giuliano, anche qui una corazzata quest'anno, poi ne parliamo subito. 13 punti, Staffoli 12, Calci 2016 10. Insomma, anche San Giuliano, Roberto Nusca, presidente, quest'anno vuole passare. Sì, l'ha dichiarato con gli acquisti che ha fatto. Ha fatto degli acquisti non da poco, con giocatori ha preso Di Paola, sì, Doveri, Carane, cioè. Però è sempre un attaccante d'area che sicuramente in doppia cifra ci va, quindi non ha problemi. Si è esposto, quindi non può dire altro. Il sportivo Luperini? Sì, Luperini è Sponzacco, sì. Allora, continuiamo, prima categoria, Girone C, Atletico Castello, Fattoria 0-2, Cerbaia batte SB Barberino 3-1, Barberino Tavarnelle batte CSL Prato 1-0, anche qui c'è il derby di due Barberino, che tra l'altro hanno giocato poche settimane fa. Barberino Tavarnelle in testa con 13 punti, Calenzano 11, Iolo Calcio 10, prima categoria Girone D. Cubino perde in casa dallo Sporting Arno 1-3, Incisa batte Chianti Nord 3-2, Incisa in testa con 15 punti, Sporting Arno 12, Reggello 11, Bibbiena 10. Anche, per esempio anche qui, io ho fatto tantissime partite, andarla a vedere ovviamente, del settore giovanile. Lo Sporting Arno è sempre stato un bel settore giovanile. Voi come siete messi lì a Santa Croce? No, noi a Santa Croce abbiamo la collaborazione con la scuola calcio da Cogliopelli, però fanno un po' più il sociale che su una crescita più che l'agonistico, quindi non è, mi immagino, e tante volte abbiamo intrapreso questo discorso con i dirigenti, non è facile andare a pescare dei giovani di valore perché purtroppo, o non volendo, la scuola calcio della Cogliopelli è separata, collocata sempre con la Cogliopelli, però fa più un sociale, hanno deciso questo, quindi devono andare a pescare e quindi anche spendere qualcosina quando andare a cercare dei ragazzi. Ora però hanno preso dal Tao proprio lì da te, eh? Sì, 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 hanno preso diversi dal Tao, da Santa Maria del Monte. Però ora con questa nuova riforma degli svincoli, che ancora non si è capito bene,
secondo me le scuole calcio, ho paura, ahimè, che avranno delle difficoltà, perché mi sembra che uno massimo 2 anni possa rimanere bloccata dalla società, poi se no se ci saranno sempre le valorizzazioni, i premi di preparazione, però è una nuova regola che mette un po' in ginocchio, almeno sulla carta, queste scuole calcio. Allora, continuiamo, prima categoria, girone E, ovvero Donoratico, batte Gracciano 2-1, Saminiato, questo è Saminiato di Siena, pareggia Massa Valpiana 1-1, Massa Valpiana in testa con 13 punti, Appaiata Donoratico appunto a 13, Venturina 10. E poi per quanto riguarda sempre in categoria girone F, Piancastagnaio batte Fratta Santa Caterina 4-2 e San Quirico batte Valdichiana 3-0, San Quirico in testa con 12 punti, Acquaviva 11, Vicio Maggio e Capolona Quarata 10 punti. Marco Morelli. Sì, io volevo parlare appunto, anche questa settimana ci sono stati un paio di esoneri di allenatori. Purtroppo quando la squadra non funziona è il primo a pagare. È l'allenatore. L'asta domenica ha perso in casa, mi sembra 4-2, e hanno generato appunto l'allenatore Marco Guidi. Sì. Purtroppo è andata male, però oggi pomeriggio hanno subito annunciato il nuovo allenatore, si tratta di un ritorno. Si tratta di Stefano Bartoli, lui ritorna, dopo lui ha allenato gli Arancioblu nel 2017-2018 fino al 2022. Lui è un ritorno che è stato voluto fortemente dal presidente e lui si tratta appunto della prima esperienza del campionato di eccellenza. Comunque hanno affidato la squadra appunto a Bartoli e domenica 22 avrà subito il derby contro il Siena, addirittura una partita abbastanza tosta. Per quanto riguarda appunto il Siena che non smette di cercare giocatori importanti, dopo Cristiani, dopo Ricciardo, dopo addirittura Galligani, che ha già veramente... Hanno puntato gli occhi su una mezzala ucraina del 2003, si tratta di Artem Oshenko, lui giocava nelle giovanili del Perugia, con diverse presenze in Serie D norvegiana. E poi inoltre piace molto anche Roberto Candido, lui è un trequartista, è un 93, lui è un giocatore già fatto, lui ha 200 presenze in Serie C, sì, che veramente è circa 60 in Serie D, lui è svincolato da luglio alla città di Varese, veramente un giocatore importante, Siena veramente vuole veramente... Vabbè, Siena è una grande città. Una settimana. Ha possibilità e soprattutto ha un bacino d'utenza molto importante, un blasone che non sta a noi dirlo perché è sul è che non gioca a Restrello di Pirma, gioca alle Varese. Lo so. E questi saranno poi problemi che verranno poi risolti, ovviamente localmente. Mentre noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, linea alla regia. Fermo il campionato, appunto, ricordiamo di Serie A che si partirà poi domenica prossima con il derby Fiorentina-Empoli. Poi per quanto riguarda anche la Serie B, Pisa-Cittadella, Ternana-Brescia e Palermo-Spezia, perché queste tre squadre, che ovviamente il Pisa è toscano e poi gli altri due vengono allenati da allenatori toscani, ma poi avremo un ospite che ci parlerà meglio del tutto. Quindi ha giocato la Lega Pro, Marco Morelli? Sì, ha giocato la Lega Pro, il girone B, quello che interessa a noi, l'ottava giornata. E le squadre toscane nostre hanno fatto abbastanza bene. La Lucchese non ha giocato con la Juventus e New Gent, è stata rinviata la partita. La Carrarese ha vinto al 97esimo ed è terza in classifica 1-0 con l'Ancona, veramente una buonissima squadra quella di D'Alcanto. Purtroppo ha perso di nuovo l'Arezzo 2-0 a Recanati con la Recanese, una sconfitta inaspettata, poteva magari portare via un punto, mentre il Pontedera ha strabattuto il Rimini 4-0, veramente una super partita per gli uomini, per i ragazzi di Canzi, e praticamente è stata abbastanza una giornata abbastanza positiva, non per l'Arezzo, però gli altri si sono comportati abbastanza bene. Per quanto riguarda la classifica, la Carrarese viaggia a 16 punti in classifica, è quarta dietro. E davanti c'è la Torres a 22 ecco punti. Qua la grafica pure. Ecco la grafica. La Lucchese a metà classifica a 12 punti, Pontedera sempre a 9 punti, purtroppo l'Arezzo a 8 punti nella parte a sinistra classifica, ma in compagnia dell'Olbia e dell'Ancona, cioè tutto il tempo per riprendersi. Allora, questo appunto per quanto riguarda la Lega Pro, invece io domenica sono stato a Lodi a fare la partita fanfulla aglianese. Vediamo le dichiarazioni del dirigente Fabio Taccola e di mister Stefano Pieri.
È ancora squalificato Francesco Ciccio Baiano, appunto alla guida dell'Aglianese Calcio. In panchina il suo secondo Stefano Pieri. Possiamo dire un peccato, perché solo questo è quello che ci viene in mente. Peccato e rammarico, perché il calcio è strano. Oggi meritavamo molto, molto di più, perché i ragazzi hanno fatto una prestazione con i fiocchi. Abbiamo solamente concesso due occasioni, una nel primo tempo, una nel secondo, ci sono costati due gol. Peccato, perché i ragazzi meritavano oggi la vittoria. In settimana, seguendo le indicazioni del mister, abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato compatti, ci avevamo speranza di avere una risposta da parte dei giocatori, di tutto il gruppo. I ragazzi in campo l'hanno dimostrato. La medicina è il lavoro. Però se c'è questo atteggiamento e questa voglia, questo diciamo momento storto, sono convinto che passerà presto e torneremo a avere le nostre possibilità in campionato, nella partita che affrontiamo domenica prossima. Quindi compattezza, unione e questo spirito è un buon segnale. L'ho detto poc'anzi al direttore Fabio Taccola. Abbiamo visto però un gruppo cementato, credo che anche questo sia un punto di forza, almeno di una ripartenza importante. Sì, il punto di partenza è sempre il gruppo, quindi lavoriamo compatti, uniti. Adesso è un momento che la classifica non rispecchia i valori nostri, per adesso siamo diciamo lì, dobbiamo giocare tutte le domeniche con il coltello tra i denti come una squadra che si deve salvare, perché compattezza, sacrificio, spirito di gruppo, da ultimo sono convinto che pagherà tutti i nostri sforzi. Mercoledì c'è questa partita di Coppa Italia contro il Poggibonsi, insomma una squadra molto ostica, soprattutto ben strutturata. Cosa ti aspetti e cosa vuoi dire sia ai tifosi che ai tuoi ragazzi? Mercoledì abbiamo subito una prova per portare a casa una vittoria. Lavoreremo domani e domani l'altro in previsione della partita. Siamo convinti che chi sarà chiamato in causa darà il suo contributo, perché abbiamo piena fiducia di tutto l'organico della squadra e quindi sono convinto che andremo a fare una buona prestazione, sempre con voglia e spirito di sacrificio. Pareggia una buona Aglianese qui al campo contro il Fanfulla, 2-2 risultato finale. Per la società oggi parla Fabio Taccola, che è il direttore organizzativo. Possiamo dire forse poteva venire la vittoria oggi? Indubbiamente, oggi non abbiamo fatto una buona partita, a differenza di altre partite che abbiamo visto. Due episodi, due calci piazzati, abbiamo preso un gol su punizione e un altro su calcio d'angolo, sono gli unici due tiri che ha fatto il Fanfulla, e comunque la palla è tonda e se va in porta è gol e hanno pareggiato. Pertanto che dire, siamo sicuramente fatto qualche passo avanti confronto alle partite precedenti, quantomeno ho visto più compattezza, più grinta, più idee chiare. Vedremo il futuro cosa ci riserva, per ora siamo molto indietro alle aspettative che ci eravamo prefissati, però il calcio è questo, ci abbiamo poco da dire e da recriminare. Sarà sempre ogni partita una riflessione che dobbiamo fare per cercare di migliorarci e per cercare di arrivare almeno alla fine del giro d'andata a essere in una posizione che poi nel giro di ritorno possiamo poi dire la nostra, altrimenti abbiamo fallito la stagione che ci eravamo prefissati, ecco. Parole appunto forti, però possiamo dire una cosa, oggi abbiamo visto anche il gruppo, perché il gruppo soprattutto sul gol del vantaggio di D'Ancona si è tutto unito, si sono comunque chiamati durante tutta la partita i ragazzi. Sì, sicuramente, ma già durante la settimana il gruppo c'è sempre stato, questo è inutile negarlo, c'è sempre stato, i ragazzi sono affiatati, diciamo che siamo un po' perseguitati dalla sfortuna, un po' perseguitati da episodi. Qualche errore di troppo l'abbiamo fatto, ma il gruppo è compatto, anche oggi sul pullman mentre arrivavamo c'era la voglia veramente di fare qualcosa di importante, ma invece abbiamo pareggiato, che è un pareggio sicuramente da non buttare via. Speriamo che sia una ripartenza per cercare di fare qualcosa nelle prossime partite che sia più adatta alla rosa che abbiamo, ecco. Appunto le parole sia del secondo, ricordiamo,
Ciccio Baiano squalificato, quindi Stefano Pieri in panchina e poi del direttore organizzativo Fabio Taccola. Marco, che volevi dire? Oh, che ha detto bene il direttore, addirittura non sa, loro aspettavano un campionato di tutt'altro genere per la rosa che hanno costruito, veramente io non mi so spiegare queste battute a vuoto dell'Aglianese, perché una squadra con certi tipi di giocatori, Jacoponi, Boccalomo, Biscomi, Gabbianelli, come addirittura che sia partita così, cioè, veramente sono stupito. E ora domenica c'è il banco di prova con la Corticella, è una partita che secondo me l'Aglianese... Già domani in Coppa. Domani in Coppa, ma se la Coppa conta molto meno. Sì, però. Io sono convinto che domani darà spazio anche chi ha giocato meno. Può darsi. E si crea, ma domenica con Corticella veramente è un banco di prova che l'Aglianese non potrà certamente fallire, Maurizio. Mister, te insomma hai giocato e ora sei allenatore. Quindi ha giocato anche a alti livelli, la Serie D è un bellissimo campionato, difficile, però ecco, guarda, il dirigente è stato, no? Sì, ne abbiamo parlato anche durante l'estate, però sono concordo con Marco, però voglio spezzare una lancia a favore dei dirigenti, della squadra e dell'allenatore. Insomma, partendo anche un pochino in ritardo col mercato, con la presa della nuova società, nuovi dirigenti, secondo me, non è mai semplice, anche se c'è giocatori come Boccalano, ha giocato contro, un giocatore eccezionale, non c'entra uno in questa categoria, però la malga non è mai facile trovarla, a parte fra i giocatori, ma anche fra giocatori, staff, dirigenti, secondo me non è per niente, è tutta un'amalgama iniziale, sono partiti troppo all'ultimo, sono partiti in tempo, ma all'ultimo non è mai facile trovare la giusta via, secondo me piano piano possono riuscirci, il campionato è lungo, quindi... Sicuramente diranno la loro, l'aspettativa è normale, quando prendi determinati giocatori, annunci determinati giocatori, ti aspetti, però non è mai detto. Partire bene, è una buonissima squadra, ora cambierà anche il setto societario. Sentiamo. Però conto un Corsa, Marco, che già hai un costrutto. È un qualcosa che hai costruito, quindi puoi cambiare in Corsa, però quando parti, sono partiti, penso Maurizio, quando a fine... erano già partiti tutti, quindi anche le quote anche, non è stato facile. Non è per niente semplice. Perché lì sai che serve quattro quote, no? Sono perdi tutto il tavolino. Quindi. Invece noi abbiamo collegato e lo salutiamo caldamente il nostro esperto per quanto riguarda il settore, diciamo, delle nazionali dilettanti Serie D, ma non solo, vero? Gianni Ferdinando. Ciao Gianni. Ciao Maurizio, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti, buonasera a tutti. Hai sentito già la questione aglianese, dall'altra parte appunto c'è anche questa pistoiese che viene un po' contestata dai tifosi. Allora intanto ti chiedo, prima di sentirti, dici i nomi delle vincenti del girone D e del girone E. L'anno scorso le hai prese tutte e due. Ma del girone D ti dico il Ravenna. Vai, lo segno, eccolo qua, Poi? Sì, che già l'anno scorso ti dissi, secondo me era la squadra più forte, certo. e mi sorpresi come non avesse vinto. E nel girone E, ti dico, nonostante non sia partito bene, però vedo che sta continuando a operare nel mercato per cercare di rinforzare ancora di più la rosa, ti dico il Grosseto. Va bene, io mi sono segnati, guarda, se mi inquadra la regia, eccoli qua, guarda, sono in arancione, eccoli qua, quindi questo lo metto da parte. Allora, parliamo invece del campo giocato Serie D, girone D e poi del girone E, prego. No, ma ti volevo dire, volevo riagganciarmi a quello che dicevano i tuoi ospiti, d'altronde ne abbiamo parlato tante volte, anche fuori trasmissione, e purtroppo le favorite... sia nel girone D che nel girone E non stanno rispettando quelli che erano i pronostici della vigilia, perché, e mi riferisco alle toscane, certo. Perché le tre del girone D, Pistoiese, Prato e Aglianese, stanno attraversando un momento difficile, due delle quali, Aglianese e Prato, hanno già cambiato anche allenatore. Il Prato sembra, con la cura Novelli, di riuscire a riportarsi fuori da questa situazione, come conferma anche la vittoria rocambolesca di domenica con la San Maurese, che senza ombra di dubbio è la sorpresa di questo inizio di campionato, sì. Del girone. San Maurese, tra l'altro, che è allenata da Taccola, che lo scorso anno è retrocesso
a Scandicci, condannando insieme ai giocatori lo Scandicci alla retrocessione dopo ben 16 anni consecutivi di Serie D. E così lo stesso discorso si può dire nel girone E, perché nel girone E le formazioni, quelle che toscane, che sulla carta erano accreditate dei favori del pronostico, certo, vale a dire Grosseto, Poggibonsi, ma lo stesso Livorno, che domenica ha perso inopinatamente in casa con il Tau, stanno nel Follonica Gavorrano, stanno attraversando dei momenti difficili, e ne hanno approfittato due squadre inferiori che sulla carta non avevano i favori del pronostico, visto anche la Pianese e il mercato che aveva fatto, per rizzarsi in testa alla graduatoria, vale a dire Pianese e Serravezza. Quindi le formazioni, le big dovranno secondo me sistemare alcune cose se vorranno far sì che la stagione prenda una piega diversa da quella che finora è andata in scena. Va bene Gianni, allora invece per quanto riguarda l'eccellenza qui c'è Roberto Falivena, mister Acquagliopelli in studio. Ah, Falivena, no, faccio una battuta, tre domeniche fa mi chiamasti Maurizio, che eri lì nel locale di Falivena, e ti dissi che aveva ammazzato i miei amici della Lanciotto sconfiggendoli per 3-0. Poi la Lanciotto però si è ripresa perché ha battuto la Massese, domenica ha giocato una buona partita in quel di Perignano. Ecco, ora che mi dici che è in studio mi è venuto in mente quell'episodio di quando mi avevi chiamato e ti avevo detto che aveva ammazzato con quel 3-0 la Lanciotto, che prima della partita con la Cogliopelli veniva da due vittorie consecutive. Comunque lo saluto Falivena e gli auguro un bocca al lupo per il campionato della Cogliopelli, società che secondo me in questo panorama calcistico toscano meriterebbe di tornare in Serie D. Ecco qua il mister. Ciao, ciao Gianni, fa piacere, grazie dei complimenti. Ciao, ciao, ciao Gianni. Gianni, allora io ti ringrazio del tuo partecipazione e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao Gianni, ciao, Ferdinando. Marino. Ciao, salutami, saluta un amico che... E canta a me. Marco Morelli, lo saluto. Marco, un abbraccio. Nonostante non mi mandi più i giornali, però è sempre un amico. Va bene, ciao Marco, ciao, 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 ciao Gianni. Ciao, ciao. Insomma, anche questa Serie D, insomma, lui come me gira tante sì, volte i campi. Comunque Maurizio, io volevo dire che Livorno non si può permettere di prendere quattro gol dal Tau in casa, uno stadio con 7.000 persone, e perde 4-2 con una squadra, con tutto il rispetto per il Tau, ma noi siamo Livorno. Il Livorno deve scendere in campo e vincere 2-0 in spogliatoio e poi la partita è finita. Ma non si può perdere 4 gol da quello, 3 gol. Ma noi il Livorno, ragazzi, c'è una storia, siamo in Serie D di passaggio. Quello che ha fatto 3 gol, c'aveva lui l'anno scorso. No, lo conosco, quindi, lo conosco. Di Livorno, aveva lui, Ha giocato nel Picchia, lo conosco, però Livorno, conosco i genitori, no? Ma però il Livorno non si può permettere queste figure lì. Cioè, è assurdo, veramente ti cascano le braccia. Io poi tutti, veramente, sono tutti, cioè, non mi sono sparato sulla Croce Rossa, però è anche vero che queste figure qui, secondo me, non sono ammissibili. Poi ognuno potrà pensare come gli pare, ma io non ci capisco questa sera. Un saluto anche dal dirigente Fabio Tacco, che ci sta guardando. Sì, per amore di Dio. Quindi. No, ma qui ci siamo aperti tutti, lo sai, quindi non c'è nessun bavaglio. Il Livorno dovrebbe vincere 2-0 prima di entrare in campo. Io la vedo. Questo però è da tifoso, Marco, questo, scusami, mister, questo gli va detto. No, . Ma il giocatore ha preso Livorno, ma ragazzi, ha preso gente veramente importante, ha fatto una campagna acquisti importante. Non ti puoi permettere di andare a un campo e vinci 1-0 al 92, perde 4-2, cioè mette in discussione le partite. Livorno scende in campo e vince, e va via. Dovrebbe essere questa la filosofia del Livorno. Sì, ma il campo è un'altra cosa, è questo il problema. Lo so, io... Guarda, cioè, lui ha giocato e ora allenatore, la differenza la vede anche, no? Sì, sì, ci sono degli episodi che gli può andare dietro o può reagire in maniera positiva o negativa. Ma può perdere 1-0, Roberto, può perdere 1-0, può perdere 2-1, ma non può perdere 4-2 e prendere 3 gol contro Pieve, ragazzi, non esiste. Io la vedo, sbaglierò, non so.
Allora, invece parliamo sempre di calcio giocato, seconda categoria, girone A, Fivizzanese batte Massarosa 2-0, Filitte Ariese, Atletico Carrara 4-1, Sporting Camaiore perde in casa dal San Prospero per 1-3 e San Vito Candia perde dalla Carrarese G 1-3. Fivizzanese in testa 13 punti, Carrarese G con 11, Filitte Ariese e Ricortola 10 punti. Girone B, Atletico Cascina perde in casa dal Sextum Bientina, quindi il presidente Sussini sarà molto contento, per 3-0. Gallicano batte Barga 3-1, Monte Carlo batte Piazza 55 2-0, Gorfignano batte Borgomozzano 2-1, Monte Carlo in testa con 15 punti, Gorfignano 13 insieme a Sextum Bientina e Academy Tau 12. Poi ancora, seconda categoria, girone G, Suvereto Cantera Gabbro 4-4, Portuale Livorno batte Riotorto 2-0, Audace Elba Marciana Marina 3-1, Volterrana 13 punti, Portuale Livorno 12, Rosignano 10. Marco? Belle squadre, un bel girone, Portuale importante, Rosignano veramente ha fatto una cosa importante con un buonissimo allenatore da categoria, Berretti, Berretti che il suo fratello gioca nel Donoratico, uno che ha giocato anche in C veramente, e Rosignano, c'è cioè il Portuale, anche loro sono il Donoratico, cioè il Donoratico è in prima categoria, e veramente un campionato all'avanguardia. Te un po' questi gironi non hai mai giocato a queste categorie? No, però lo conosco bene perché i gironi del Susini, del presidente Susini e del Monte Carlo, che ho ragazzi che giocano lì, quindi bottino piano, sono contento per il Monte Carlo e spero che continui così. Quindi è bien, sono contento per il Susini che si è agganciato, ma non troppo, perché sennò non lo reggi poi. Quindi qualche giovane appunto che te hai, poi ovviamente le quote, il problema delle quote lo sappiamo qua come funziona, che diventano subito vecchi, apre e chiude parentesi, e quindi scendono ovviamente in categoria, perché se no non c'hanno spazio. Questa è purtroppo una realtà, abbiamo tante volte parlato anche col presidente Paolo Mangini. Però ecco, qualche giovane secondo te promettente, qualche nome ce lo puoi dire? Di tutti quelli, non solo della Cuiopelli ovviamente, che te hai visto. In questi... No, non mi esprimo, dai, non voglio... Perché lo vuole prendere, capito? No. Sì, capito. Marco, qualche nome ce l'ho, da retta a Maurizio, Marco, da retta a Maurizio. Qualche nome ce l'ho che mi piacciono, poi vabbè. Sono innamoramenti quindi lo dice al tuo direttore. Da allenatore, quindi non... E tra l'altro, no, Stefano Costa l'avevi già anche a tutto cuoio, che tra l'altro era come un Ponzacco. Sì, Stefano, però era con te, ci ho già lavorato. C'è un lavoro importante. Sì. Un bel lavoro sotto. Lavoro scuro, ma importante. Qualche volta poi lo chiamano. Abbiamo anche intervistato, ricordiamoci. È stato ospite ovviamente anche della nostra trasmissione. Io non so se la regia ci può far vedere una foto, Ale, questa storica dello studio. Ce l'hai? Vediamo un po'. Voglio far vedere Marco Morelli se si ricorda questa Marcord. Vediamo un po'. Dov'è? Bello della diretta anche questo, caro. Guarda un po', Marco. Questo era un calciomercato di luglio. D'estate. Uno dei primi. Questo sarà... C'è quasi 15 anni questa foto. Questo c'è Marco Naldi, Ribecchini. Me lo ricordo benissimo, sì. Guarda un po', guarda che foto che sono queste. Questa è una foto... Lo studio laterale addirittura. Il primo calciomercato si fece. Sì. È il primo. Vabbè. Comunque, altri tempi lo vedo. Sarà anche più giovane. Allora, andiamo ancora, seconda categoria, girone D. Castelfranco perde in casa dall'Acciaiolo per 1-2, Corazzano pareggia 0-0 con Santa Maria a Monte, fa il primo punto in seconda categoria dove non c'è mai stato. Quindi un risultato storico per questa frazione di San Miniato. Invece il Capanne, che è del nostro amico Di Gianni e poi soprattutto anche... di Zingoni, no? E Cetti, Melai, Coscetti, ce n'è tanti, insomma, sono stati ospiti, poi tra l'altro quest'anno tutto il nostro staff ha presentato proprio, diciamo, il raduno loro che hanno fatto proprio il Capanne, batte la Stella Azzurra per 2-1, l'Acciaiolo 13 punti, Capanne 12, Bellaria Cappuccini 10. Questo è un bel girone. Questi, guarda, ho parlato prima proprio anche con Giovanni, e premiano tra l'altro la pizzata ovviamente, no? Con tutta la squadra dopo l'allenamento, ma credo che queste cose, te che hai giocato e Roberto, cementano il gruppo, perché poi vincere aiuta a vincere, ma non è un detto così, è proprio così. No, è vero, è un detto non scritto, ma è un detto vero e proprio, perché la mentalità l'acquisisci vincendo, e vince aiuta a vincere. E ti fa lavorare e vedere le cose in un'altra maniera, purtroppo è così.
Sì. Tu ci porti? No, Gianni diceva appunto del Grosseto che è favorito a vincere il campionato. Diceva degli acquisti, ha preso anche un altro giocatore importante, si tratta di Alberto Picchi. Lui è un centrocampista del 97, lui è veramente fa tutte le trafila nelle giovanili dell'Empoli. Poi ha avuto qualche vicissitudine, però ha giocato sempre in C con Pistoiese, Arezzo, Lucchese e Siena. 105 presenze e 4 reti in Serie C, veramente un acquisto importante. Speriamo che quest'anno riesca a fare bene a Grosseto. Per quanto riguarda il Seravezza, sempre nel girone Serie D, ha preso un bel difensore di Paolo Colì, lui è in classe 2003, è un centrale mancino e veramente lui era nella Virtus Entella dove ha disputato 42 presenze e 2 nel campionato Primavera. Per quanto riguarda gli ex Amaranto, che sono un po' a giro per... E lui controlla, capito? Mi garba queste statistiche. Sì, Pasquale Schiattarella ha giocato tanti anni nel Livorno e oggi è un classe 87 e lui ora quest'anno è a Potenza. Lui ha giocato anche a Benevento, a Latino, a Spezia, ma noi lo ricordiamo appunto a Livorno dove fece molto bene. E c'è stato anche un altro esonero di allenatore a Montagnano, in promozione di Girone C, hanno cambiato allenatore e la città appunto ha comunicato che Alessio Guidotti, che aveva sostituito Mirko Martini, nella prima giornata ha segnato subito le dimissioni e anche il direttore sportivo Busatti ha segnato le dimissioni anche lui. Radio Mercato parla di un terzo allenatore, si tratta di Andrea Lorenzi, lui è un ex tecnico di Prato Vecchio, Subiano e Chiusi. Te con chi hai giocato, qualche nome importante o contro qualche nome importante, anche ovviamente nei professionisti? Ricordi qualcuno che ti ha messo di difficoltà? Che abbiamo citato, sì, con questi abbiamo citato con Boccarone, perché abbiamo sempre fatto discorsi proprio personali contro, quindi era dura. Quando questa affermazione, Riccardo? Era veramente duro, sicuramente non se lo ricorda perché un attaccante non pensa che si guarda il difensore, pensa solo a fare gol, però il difensore va a vedere determinati... Come è finita la partita? Abbiamo perso. Fece gol? Boccalone. Ecco, vabbè, allora. Vabbè, la schiettezza è anche questa, dai. Non lo sapevo io, No, no, ma non te l'ho mai detto, ma è sempre stato così. Fanno sempre gol, purtroppo c'è anche quel detto lì, sempre i soliti, quindi... Allora, seconda categoria, girone E, anche questi sono risultati un po' particolari. Montagna Pistoiese batte Montale 7-1, Montemurlo batte Prato Nord 6-3, e il Quarrata perde in casa dal Cintolese 5-2. Montemurlo 13 punti, Cintolese insieme a Pistoia Nord 11, San Nicolò 10. Seconda categoria, girone F, Petà 2004 batte Peretola 3-2, e sesto perde in casa da Comeana 4-1, Petà 2004. Quindi in testa 13 punti, Peretola con Laurenziana 12. Seconda categoria, girone G, Alberese perde in casa Campagnatico 4-0, Irispescia perde in casa dal Cignano 1-2 e lo Scalino perde in casa dal Sorano 1-2. Il Cignano in testa con 15 punti, Sorano appaiato appunto anche lui a 15 punti, Campagnatico 13. Seconda categoria, girone H, San Giusto batte Cobra Kai 2-0, Duccio Dini batte Raddese 3-2 e CS Firenze batte Mercatale 5-1. San Giusto 15 punti insieme a Legnaia, quindi in testa a Paiati e Sambuca con 12. Una partita io credo importante sarà anche la prossima, mister, contro chi giocate? Noi domenica affronteremo il Camaiore. Una bella... Come stai preparando? Oggi è martedì, il primo oggi giorno, è martedì, no? È stato fatto da loro in casa. Sì. È un campo ostico. È un bel campo, sì. Luca Volzella. È una bella partita, penso che da prepararla ce n'è. Come ho detto ragazzi, c'è poco da preparare perché mentalmente di stimoli penso che non c'è bisogno. Anzi, secondo me c'è da fermare un po' gli animi, almeno. Sono partiti in casa prima cosa, a casa mia, ormai mi sento mia che dopo 4 anni però c'è da calmare un po' la situazione. Voi allenate Roberto il pomeriggio? Noi ci alleniamo 4 volte il pomeriggio, sì. 4 volte e la gente che lavora trova difficoltà? Sì, ora abbiamo scelto infatti anche fare il mercato, devo ringraziare la società perché non è facile fare il mercato facendo allenare la squadra alle 3. È sicuramente un po' più onerosa. E devi trovare dei giovani che studiano oppure dei vecchi che hanno già un lavoro che li può, quindi anche lì il mercato è molto stretto. Sì. Quindi devo fare, ma non è una, no, è vero, di cosiddetti, però è la verità.
ne sono consapevole che sono stato io il primo comunque, a fare Roberto, il mercato insieme a loro, non è per niente. Allenarsi di pomeriggio una sera è tutta un'altra storia. Sì, come mi sono espresso prima, faccio complimenti a molti esperti, le volte a sera, hanno 4 gol secondo me, poi se uno non si vuole fare calcio anche in queste categorie, deve dare è tutta un'altra massimo, storia. Il massimo anche ai giocatori per provare a fare qualcosa di importante. Allenarsi di pomeriggio secondo me, quei 6-7 punti a fine campionato. Anche io la penso come te. Li porta, li deve portare sulla carta. E tra l'altro, appunto, hai detto bene, perché mantenere l'ambiente che è carico, ovviamente, ecco, ma nella testa dei giocatori, poi andiamo a pubblicità, tenerli bassi, attaccati al campo, è difficile? Diventi matto, Maurizio, manda la pubblicità perché bada. Non è per allora, ne parliamo prima. Allora, ti lascio il tempo di parlare, linea regia pubblicità. Allora, nuovamente in diretta, ultimo blocco pubblicitario, Marco Morelli. Sì, volevo intanto fare gli auguri di bentornato a un nostro amico, si può dire. Beh, a Marco, stato ospite anche nostro. Sì, a Marco Braccini, che torna appunto nella sua, a casa sua, nella Pro Livorno, dopo una parentesi all'US Livorno. Lui dal 1 novembre 2003 si assumerà ufficialmente la carica di direttore generale del settore giovanile. Con esclusione, che prima. Sì, con esclusione degli juniores e della scuola calcio biancoverdi. Inoltre poi si occuperà anche dello sviluppo del progetto legato al nuovo centro sportivo che sorgerà appunto al Magnozzi di Livorno e appunto Marco sarà il principale delegato e responsabile di questo impianto che sorgerà, penso, a breve a Magnozzi. Per quanto riguarda sempre la Serie C, volevo parlare appunto di un giocatore ex carrarese, si tratta di Giovanni Foresta, lui ha giocato anche a Crotone e molto probabilmente troverà l'accordo con l'Alessandria. Parlo così perché lui è Foresta, ha giocato anche a Carrara, praticamente è un toscano fra virgolette e viene anche dal settore giovanile. Per quanto riguarda la Cella in prima categoria Girone B, domenica c'è stato appunto il debutto vincente del nuovo mister Gargano. E che sul campo del Fornacette Casarosa hanno vinto la partita e lui ha sostituito Domenico Davide Frago, che aveva rassegnato le dimissioni la settimana scorsa. Allora, leggiamo altri risultati, sono veramente gli ultimi, anche oggi ce l'abbiamo fatta quasi a leggere tutti. Allora, seconda categoria, Girone I, Piano di San Bartolo batte Ludus 90, perde in casa per 3-4, mentre Vigor Misericordia batte Firenze City 4-1. Reconquista in testa con 15 punti, Ludus 90 e Fiorenzuola 12, Gallicanese 10. Girone L, sempre di seconda categoria, Ambra batte San Marco La Sella 2-0 e il Pestello batte Terontola 2-1. Ambra in testa 11 punti, Fraticciola, Guazzino, Bettolle e Pestello 10 punti. Concludiamo con il girone M, qui sono veramente tantissime squadre, Roberto, veramente tante. Luigi Meroni perde da Sarteano per 3-0 e Serre perde in casa da Monteroni per 4-0. Radicondoli in testa con Trequanda 13 punti, Monteroni e Sarteano 12 punti. Allora, che ci vuoi dire della testa dei giocatori? No, non mi sono dimenticato. Pensavo che non me la facevi più questa domanda, Maurizio. In generale, sicuramente sono dopo da questa striscia positiva, devi essere contentissimo, l'allenatore deve essere contentissimo, però perché è più facile lavorare, essere più credibile agli occhi dei giocatori, certo. Però non è facile poi gestire le emotività dei giocatori, quelli soprattutto quelli un po' più esuberanti, devi riuscire un po' a calmare un po' le acque e dargli anche uno zuccherino in meno. Non è facile, non è per niente facile, perché sono giocatore, quando sei in striscia positiva è normale che voli mentalmente. La parola è solo voli. Devi essere un po' più connesso un po' con il mondo della realtà, quindi non è facile, però ti dico, sono contento perché con queste vittorie devo ringraziare i ragazzi che Te è il primo anno, ovviamente, che sei il primo allenatore, quindi hai tutta la responsabilità tecnica della squadra, della conduzione. Te l'aspettavi 4 vittorie di fila? L'avevi mai immaginato?
Ti dico la verità, ci speravo, sai che non è mai semplice, però ci speravo. Più che altro ci speravo perché per le cose chieste ai ragazzi, per vedere che ti seguono, e se lo sono meritati, ed è bello perché vedi che comunque sia qualunque cosa chiedi, la percepiscono, cercano di farla, quindi sei, come ti ho detto prima, sei più credibile e affronti un rapporto per me, che è il primo anno, molto difficile, certo. No? L'impatto tra l'allenatore e il giocatore, quindi ti viene molto più semplice raccontare o far fare delle cose o spiegare delle cose e avere dei risultati in questa maniera qua. Ora arriva il bello perché avremo un mese importante, avremo novembre con queste ultime due partite di ottobre, squadre veramente importanti e attrezzate per il campionato che andrà a affrontare. Allora, Roberto Falivena, allenatore della Coiopelli, lui ci ha giocato nella Coiopelli tantissimi anni fa e oggi da tantissimi anni è anche il presidente degli allenatori italiani. Quindi diamo il benvenuto a Renzo Olivieri. Ciao Renzo. Ciao, buonasera. Grazie di essere qui con noi. Grazie la Coiopelli, Memo, perché... ero ragazzo. E hai giocato nella Coiopelli pure, oltre che nel Saminato, sì, e via dicendo. Tre anni. Esatto, quindi, esatto. E poi ho allenato lì perché praticamente ho cominciato lì. Quindi mi emoziona. Eh sì. Tra l'altro, guarda, qui con me c'è ovviamente Roberto Falivena, che l'ha sentito proprio in diretta, e poi proprio accanto a me il mio collega ex calcio più del Tirreno, Marco Morelli. Marco, prego. Buonasera, direttore. Presidente. Sì, ho lavorato diversi anni con tante gente che lei ha conosciuto, con Vinicio Saltini, con Sandro Lulli, lei le ricorda benissimo. Sono tutti i miei compagni e amici veramente di tutto. Ecco. Dicevo, Presidente, lei a parte è stato... è dal 2006 che è presidente dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, sicché tantissimi anni ne avrà viste di cotte e di crude, e non voglio stare qui a elencare le cose. E ora siamo un po' nel mezzo alle polemiche di questo calcio giovanile, delle goleade delle giovani, che squadre che vanno in campo magari che perdono 18-0, 30-0, veramente sono cose magari che fanno un po' riflettere su anche sul gioco del calcio. E io ho letto delle interviste che lei ha rilasciato, e in una dice: le goleade giovanili, 30-0 non è calcio, ma la soluzione non è smettere di segnare. Cioè, Presidente? Ma dovrebbe essere l'allenatore a creare difficoltà alla sua squadra per creare gol, per fare gol, per esempio... si gioca ad un tocco, se tocchiamo due volte la palla si lascia la palla agli avversari, non si può alzare la palla, mettere delle regole che vengono fatte in allenamento, perché normalmente queste combinazioni si cercano durante l'allenamento, per cui riesca più difficile segnare, per cui al 30-0, al 12-0 non ci si arriva, l'allenatore credo che non debba dire non si può segnare, altrimenti finisce la bellezza del calcio. Creare difficoltà alla sua squadra per arrivare a segnare. E l'impostazione quindi. E poi anche, Presidente, anche il format dei campionati andrebbe un po' rivisto secondo me, perché a volte scrive... Certo, cioè che ogni squadra sia in una categoria e partecipa a un campionato dove possa essere non competitiva, si possano perdere tutte, no? 30-0, perché se è così evidentemente abbiamo sbagliato campionato. Poi se c'è un 30-0 nella categoria più bassa di tutte, questo ci sta anche, ripeto, bisogna che intervenga l'allenatore. Ma infatti io vedo, direttore, Presidente, che la differenza di età, anche un anno minimo, si vede molto nei ragazzetti, perché ecco, se io ho un nipote che gioca nel 2000, è del 2018, e a volte lo fanno giocare nel 2017, ma ecco, la differenza si nota, anche un anno lui gioca a portiere, però si vede la differenza fra i bimbi del 2017 e il 2018, si vede anche da come stanno in campo, da come calciano. Ma un anno conta tanto,
questo lo so, e quindi è importante, l'allenatore dovrebbe anche fare queste considerazioni, perché magari contro squadre così far giocare più giovani, l'allenatore ha in mano qualche strumento per impedire che vengano fuori questi risultati, che poi insomma non si divertono neanche i ragazzi, né chi vince né pure chi perde. Renzo, se te mi dai 2 minuti e 50, abbiamo trovato in archivio una mia intervista a te a Coverciano di maggio 2013, che finisce con alcune affermazioni che poi appunto entriamo su queste cose che te mi hai dichiarato più di 10 anni fa. Prego la regia. Bene. Sentiamo un po' il tempo della diretta per lanciare questo servizio. Addirittura penso che è quasi in 4 noni, perché era un po' più piccola di queste immagini che si vedono ora. Vai! Eh sì. Voce? Ale? Abbiamo visto la fase difensiva, la fase offensiva. Sono preparati questi giornalisti sportivi? Ma direi di sì, io spero di aver dato una chiave di lettura, in 2 ore non è che si può spiegare tutto, però il senso di quello che è una partita di oggi dal punto di vista tattico, per capire le scelte che fa l'allenatore, credo che ci un po' l'abbiamo affrontato, l'ho visto anche dalle domande, insomma, ma così come sono evoluti i calciatori e gli allenatori, così e si è evoluto anche chi scrive oggi hanno conoscenze superiori, anche perché l'Italia ti pone di fronte a questo moduli diversi, cambiamenti, quindi chi vuol seguire e vuol raccontare la partita oggi anche in tribuna, voglio dire, in sala stampa prima un giornalista poteva mangiare anche molto, andare con la pancia piena, oggi bisogna mangiare poco perché bisogna essere svegli. Soprattutto devono correre in campo e devono capire, oltretutto hai detto sono 4-5 addirittura le singole partite che giocate ogni partita. Sì, l'allenatore deve essere pronto a tutto, deve preparare almeno 5 partite a seconda di come vanno le cose, e quindi non è che le prepara la domenica mattina, c'è un lavoro della settimana, un lavoro dell'anno di una squadra che deve cambiare pelle da partita a partita, ma anche all'interno della stessa partita. La nostra trasmissione chiaramente si chiama Calcio Toscano, calcio giocato, Saminiato sugli scudi, Scalese in Serie A femminile, Tutto Cuoio in Lega Pro, Saminiato Basso in promozione, insomma, te che sei l'emblema del calcio a Saminiato. No, senza togliere nulla a nessuno, io direi la Serie A femminile che è la massima serie, io credo che avrebbe bisogno di attenzioni maggiori. Una società probabilmente che si deve aprire anche ad aiuti esterni, se ci sarà o istituzioni o privati che volessero dare una mano, ripeto, in un campionato di prestigio dove c'è la televisione, dove noi stiamo lavorando per cercare di far partire, come federazione, cercare di far partire il calcio femminile, dico con tutto il rispetto, la Serie A è la Serie A. E quindi due parole su questo Tutto Cuoio, in 5 anni 3 promozioni. Il Tutto Cuoio ha avuto la fortuna di affidarsi a un grande allenatore, sono contento perché un altro anno verrà qui, se no avrebbe avuto difficoltà a partecipare al corso EFA, ci tiene molto, è uno preparato, io direi la società dietro, però credo che quest'anno si sia visto tanto l'opera dell'allenatore. Allora, caro Renzo, le tue dichiarazioni credo sono anche importanti, al di là dei giornalisti sportivi, che è stato un bellissimo corso, il calcio che lo racconta era il convegno del 2013, però hai detto una cosa molto importante dell'attenzione al calcio femminile, che anche noi la stiamo dando ormai da anni, e l'attenzione che verso la nazionale femminile in tutti questi 10 anni ci siamo arrivati, possiamo dire, tutti insieme. Sì, ci siamo arrivati, ma è l'inizio di un percorso. C'è poco da fare. D'altra parte credo che si debbano guardare i numeri sono il numero delle tesserate, sì. E delle ragazze, delle bambine che cominciano a giocare a pallone. Ancora siamo a numeri troppo bassi, siamo specialmente in qualche zona,
siamo a livelli bassissimi in rapporto al numero della popolazione, quindi c'è da lavorare ancora tanto da questo punto di vista. Sì, credo molto. Due parole invece su questo Alvini, non abbiamo detto il nome perché ormai era sulla bocca di tutti già a 10 anni fa, il capitano del Tutto Cuoio Lega Pro era proprio lui, Roberto Fallivenna. Prego, mister. Salve, salve mister, la chiamo mister perché non mi viene da chiamare presidente ormai. No. Sapevo che aveva un bel rapporto con il mio allenatore, che ho avuto 6 anni, comunque. Piacere di conoscere. Mi garba essere chiamato così, vorrei arrivare alla fine. C'ho due termini, uno è mister e un altro però riguarda la politica, non lo voglio dire in questa situazione. Vabbè, credo che si sappia come mi garba essere chiamato. Alvini si vedeva che era uno studioso di calcio, che partiva da un percorso da calciatore di basso livello. Giocava nel Busecchio, anzi giocava poco anche nel Busecchio, però grande passione di calcio, si può studiare, si può applicare, è la dimostrazione, lui e altri, ma anch'io, che anche se non sei calciatore di alto livello puoi diventare un buon allenatore, e essere un calciatore di alto livello qualche volta è anche un handicap, no? Perché diventa, si pensa a un calcio molto facile, perché chi è stato grande calciatore ha avuto sempre facilità a giocare, invece giocatori normali certe soluzioni non riescano a trovare e l'allenatore le deve spiegare, quindi può essere in qualche momento può essere anche un altro. Concordo. Sì. Marco, l'ultima domanda, liberiamo il mio. Dicevo, la Toscana, presidente, fa parte di grandi allenatori. Ora cito Spalletti, ma altri come lui, c'è Baroni, c'è Allegri, veramente Lucarelli che è stato anche, mi sembra, un suo giocatore. Addirittura c'è Semplici, cioè, veramente sì, la Toscana fa parte di un Sarri, veramente, come diceva Alvini, veramente fa parte un po' del Granducato, sono allenatori che stanno facendo benissimo e che faranno sempre bene. Ecco, secondo me sono molto preparati, anche perché provengono da campionati inferiori, come hanno fatto tutte le categorie, sicché sanno già interpretare il calcio in modo abbastanza importante. Hanno fatto tutti un tirocinio il percorso lungo. E quindi non sono arrivati così per il nome, ma d'altra parte nessuno arriva per il nome. No. Può partire, poi ti puoi chiamare come vuoi, quando hai perso 3 partite sei un allenatore che ha perso 3 partite sì. E il nome che avevi prima lo perdi subito, quindi ti può aiutare nella fase iniziale, poi devi vincere o perlomeno giocare bene o raggiungere gli obiettivi per i quali la società ti ha tesserato. Allora, facciamo vedere l'ultima foto, che era quella della squadra rossa, se non sbaglio, lo dico per la regia, perché io mi ho allenato il mister, con questa foto è storica pure, eccomi qua, guarda un po', il terzo da sinistra alto, eccoci qua, era la prima festa dello sport di San Miniato, caro Renzo, allenatore a San Miniato Basso, ci feriremmo la partita. Mi sembra con la Scalese, poi femminile, se non sbaglio, proprio. Sì. Quindi una bella serata di sport. Femminile, che era un campionato di Serie B, ci siamo salvati, poi la società non si è più iscritta perché non aveva forza. Un po' quello che è successo al Pontedera, sì. Dopo tanti anni di impegno così, hanno detto l'anno, poi è saltato a calcio femminile. Sì, buttato via. Manca la passione, sì. È così. Allora ringraziamo Renzo Oliveri, presidente Asso Allenatori Italiani, grazie come sempre della tua disponibilità. Arrivederci. Buon lavoro, ciao, grazie. Ciao. Renzo Oliveri, mister, insomma, più che chiamare il presidente potevo fare per te stasera, no? No, ti ringrazio. È stato un piacere parlare con il presidente. Veramente. Vabbè, poi andare in archivio, bravissima anche la regia a trovare questa intervista di oltre 10 anni fa.
credo che, perché le cose poi le hai visto, cioè dice lui giustamente, dice ancora non siamo arrivati allo stesso, no, livello ovviamente, però già l'attenzione che è stata data agli ultimi campionati della nazionale femminile, questo però sì, bisogna dirla voce alta. È vero. 10 anni ragazzi, fa pari pari. Quindi in 10 anni siamo già arrivati a un punto. Poi è chiaro, uno vorrebbe essere già lassù, può darsi che servano più anni. Come sapete, noi abbiamo il prestigioso patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti della Toscana, ma anche la collaborazione col magazine sportivo di Calcio Più. Ci hanno mandato anche questa settimana, diciamo, le prime pagine. Vediamo appunto i classici rosso-blu, perché la Sestese lustra il blasone contro Cattolica Virtus e Sportigano. Di spalla potete vedere lo Zenit ferma in tutto cuoio, il frate Sperignani sarà al comando, coi pelli seconda. Per quanto riguarda invece il campionato d'elite, svantaggio 3 volte, l'Africo vince poi 4-5, spugnata la Guardiana, e poi i giovanissimi regionali, il solito Carenzano, a Montelupo arriva la 4ª vittoria su 4. E queste sono le notizie che ci piacciono, come ci piace anche la pagina della nostra mascetta, quella qui in fondo a pagina 7 di questo numero, che è uscito proprio come sempre il martedì, e quindi questa collaborazione che già 2 settimane fa abbiamo avuto proprio Alessio Facchini, direttore, nostro gradito ospite. Io credo che siamo veramente giunti al termine. Marco, vogliamo dare qualche altra news? Sì, volevo dire appunto del Castelnuovo Garfagnana, promozione Girone A. Loro hanno chiuso il mercato con l'arrivo di 2 giovani, entrambi 2004, scuola lucchese. Il primo è un difensore centrale, si tratta di Matteo Santelli, il secondo un esterno sinistro di centrocampo, Lorenzo Bernardeschi. Veramente 2 giocatori abbastanza importanti. L'ultima devo dire, Maurizio, perché riguarda proprio del Livorno domenica, io c'ero, l'ho visto, e il Tavolo veramente ha preso un grande giocatore. Io dico, perché non l'ha preso Livorno un giocatore così, non lo capisco. Si tratta di Mattia Lombardo, è un centrocampista del 95, veramente un grande giocatore, a centrocampo ha dominato. Lui addirittura ha 140 presenze fra professionisti. Io non capisco, io ho fiducia in Raffaele Pinzani, perché è un nostro amico, è un direttore, è molto competente. Ecco, però che un calciatore come Lombardo io non me lo sarei lasciato sfuggire. E no, sono i segreti del calcio, e poi piano piano capiremo anche il perché. E ricordiamo appunto le nostre trasmissioni su Telecentro 2 il martedì alle 19:20 e 10, poi le varie repliche, poi soprattutto su Teletruria, canale 16 in Toscana, canale 88 in Umbria, il mercoledì alle 17:30, alle 00:30, e poi giovedì mattina alle 10:30. Grazie a mister Roberto Falivena. Grazie a voi. Ti aspettiamo ovviamente durante l'annata, Va benissimo, non ci sarà problemi. Quindi, quando vuoi, vedi, la sedia è sempre ben disponibile. Grazie a Marco Morelli. Buonasera a tutti, ci vediamo martedì prossimo con la rientrata, Maurizio. Vediamo, non diciamo nulla, aspettiamo l'ospite che ritorna la prossima settimana. Grazie al nostro assistente di studio Marco Macchi, grazie dalla regia qua di Telecentro 2, il nostro Alessandro Baroni, e poi soprattutto tutto lo staff di Teletruria lì da Casenove, e poi soprattutto grazie da Maurizio Zini. Noi ci vediamo qui martedì prossimo. Ciao!